10:10 arrivati all'aeroporto di Barcellona, un viaggio tranquillo, senza troppi sobbalzi. Per la Fra non sarà mai tranquillo un viaggio. E Fede com'è? Tutto molto bello. Oh, Marco è sparito, Marco è già andato. Ciao, nuovi aggiornamenti. Stiamo cercando la metro. Ci sarà una metro qua? Direzione metropolitana. Arriveremo mai all'appartamento? Hai avuto paura sull'aereo? Troppo. A me fa proprio star brutto. Star brutto soprattutto. Ciao. Ok, finalmente siamo scesi dalla metro. Stiamo andando dove, Fede? A fare il check-in. Al check-in e poi andiamo a vedere se ci danno l'hotel. E a mangiare. La giornata è molto bella. Però non fa tanto caldo, eh? Io sto bene in felpa. Il nostro primo pranzo. Con 28 gradi in faccia, sì, davvero. Fra, smetti di lamentarti. È vero. E oggi si va di Bocadillos. Ora li aspettiamo e vediamo come sono. La Sara, go, go, go. Abbiamo scoperto che l'appartamento è dietro la Sagrada Famiglia. Siamo all'ingresso del nostro appartamento. Mistero. Come sarà? Ecco qua il nostro appartamento. Zona cucina, zona letto. Tac. E si va in un lungo corridoio per finire in una stanza da letto. Molto carina. Il bagno. Ben pulito. Doccia enorme. E per concludere, come, Fede? Manca le lenzuola della Franci. Per concludere, altra stanza da letto. No. E per ciliegina sulla torta. Però io non ho la coperta allora. Ciliegina sulla torta, balconcino con vista Sagrada Famiglia. Sempre a fare i lavori, però vabbè, vista Sagrada Famiglia. L'inizio della nostra vacanza. Ok, usciamo dal nostro bellissimo appartamento e si ritorna in metro direzione Rambla. Andiamo a fare una passeggiatina. Come dici? Ma non mi filmare mentre sbadiglia. Ed eccoci nella Rambla. Ok, dove stiamo passeggiando? Sulla Rambla cosa vediamo? Gli alberi. Oh madonna, dai! Vediamo negozi, poi ristoranti, dove ci sono le tapas, fiori. Oddio, sono addosso alla signora. Gente un po' strana. Dopo ben 10 anni risalgo sul famigerato Leone. Eccomi qua. Come si scende ora? Nuovi aggiornamenti. Ok, usciti ora dalle Rambla. Foto e video sul Leone fatti. Ed ora siamo sul mare. Porto di Barcellona. Barcellona. Ok, dopo qualche passo, breve passo, arriviamo in un altro quartiere di Barcellona, ovvero Barcelloneta. Sì, ma c'è il museo. Ferma video. Che adesso no. Marco ci specificherà che cos'è Barcelloneta, che cos'è Marco? È un quartiere di Barcellona. Caspita, tante cose ha detto in più di quello che ho detto io. C'è il museo. Comunque, di storia qua, del Catalogna. E qua, molto carino, molto... Bene, dopo esserci inoltrati in quartieri desolati, scelta di Marco, siamo tornati sul mare e questa è la spiaggia. Uno sprazzo di spiaggia, un ricordo d'estate in un inizio di gennaio mite qui a Barcellona. E la vista non è male, il tramonto sulla spiaggia di Barcellona.
E guardate sulla spiaggia di Barcellona che struttura per allenarsi. Che figata. Ora mi metterò a fare due muscle up. Allora ragazzi, siamo appena usciti da un ristorantino bar tapas e allora, oltre ad aver mangiato, era iniziata male perché non ci piaceva tutto. Poi si è... Ma va questo video? Piattoni, sì, sì. No, non mi scansa. Sì. Poi però si è preso bene, perché io e Marco abbiamo preso anche due tortillas molto carine, molto speciali. Però la cosa importante è che sono andati via così 2 litri di sangria. Tac, guardate come siamo com'è conciata. Ma non è Marco, chiamate Emanuel. Sì, non si vede in cazzo però. Si vede tantissimo, si vede. Ora vabbè, direzione Sagrada Famiglia dopo, a piedi. Dopo aver perso una gamba e aver perso una caviglia, posso dire di star bene. Ho inciampato Avada Kedavra. Cos'è appena successo, Fede? È un po' digerito. E beh, questi qua... ha fatto un rutto epico, ragazzi. Cioè, ha spostato tutta la Barcellonita. Non è vero. Questa sangria è la sangria di Barcellona. Ok, secondo giorno di nostra permanenza qui a Barcellona. Ora la direzione è Parc Güell, dove ci sono tutti i mosaici, sculture riferite in nome di Gaudí o fatte da lui. Marco? Ok, Marco dice fatte da lui. Adesso stiamo percorrendo una scaletta che ci porterà in alto. Ci toccherà fare 1 chilometro di strada a piedi. Non lo so, ci arriveremo, non ci arriveremo? Nuovi aggiornamenti. E le scale continuano a non finire. Guardate qua. Tac, 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 tac. Oi, oi. Ok, Marco, dopo la scalinata siamo arrivati nel parco, Parc Güell. Ora andiamo a vedere le sculture che, boh, non so dove siano. Facciamo una passeggiata nel verde e vediamo cosa succede. Nuovi aggiornamenti. Allora, sta sputando anche un raggio di sole, noi siamo arrivati in cima e come ci sembra tutto ciò? Molto, molto interessante. Molto, molto interessante. Non usiamo luoghi comuni, abbiamo tutto visto lì. Molto bello. Abbiamo visto lì una casa di Gaudí, adesso scendiamo. Il cacche me ne scendiamo, frega. Non è una casa di Gaudí. No. Vabbè, è una casa stile bella, Gaudí. Bella, con scritto salve. Con scritto salve. Ora scendiamo. GoPro resta video. E la vista qua in alto non è male. Tutta Barcellona. Ok, siamo arrivati sotto questa strana struttura con queste colonne molto particolari. Ci accingiamo ora ad andare verso le sculture. Una bambina ha trovato una gomitata, ma chi se ne frega. Ok, siamo arrivati dove ci sono gli affreschi in questa piazzetta e giù lì sotto dovrebbero esserci le statue. Ma notizia dell'ultima ora, bisogna pagare ben 8 euro per entrare e sinceramente non ce la sentiamo. Abbiamo visto in compenso i giardini molto belli qui su in alto e niente, prossima direzione Sagrada Famiglia. 8 euro. Ok, siamo all'interno, quasi all'interno della Sagrada Famiglia. Non so se si vede dietro, presumo di sì. Siamo all'entrata vecchia, quella che non è ancora stata deturpata dalla parte nuova, che sinceramente a me non piace. Abbiamo l'audio guida, boh, le cuffie che hanno usato tutti. Vabbè. Olè! Punch. E così no, finisce il nostro tour guidato. Ne valsa la pena. Alla Sagrada Famiglia. Ne valsa la pena. È stato carino. Ne valsa la pena. Anche se a me è piaciuto di più il dentro che il fuori. Ne valsa la pena.
Però, non è nevasso la però sentiamo, è morto. Sentiamo un parere dell'ingegnere. Io farei niente. Con 10.000 lire lo faceva meglio. Oh, e meno tempo. Perché finirà nel 2026. Allora ragazzi, siamo qui e abbiamo mangiato, abbiamo preso tutti e cinque come dei bimbi buoni e felici i chupa chupa. Oh. Non è tanto il falegname con 10.000 lire faceva meglio. Bien, ci stiamo accingendo per salire sulla funicolare che ci porterà a Montjuïc. Questa è la funicolare. Tanto lei non è la funicolare. Si chiama funicolare. E stiamo salendo anche se ci stiamo fermando. È già bella. Ah, siamo già arrivati, siamo già arrivati. No, ok, dato la nostra pigrizia, non camminiamo, ma andiamo, stiamo andando su con la funivia. E la Fra ha un po' paura, un po' timore. Però no, ma no, che no, meraviglia. No, davvero, mi dà fastidio che guardare giù, no, aspetta, che comunque la vista da qui non è male, ora si vede giù tutta Barcellona, come potete vedere. No, beh, bello, per amore del cielo, però se guardo giù. Ma non bisogna guardare giù, bisogna guardare oltre i nostri orizzonti, capito? Marò. Com'è Fede? Tutto molto bello. No, grazie a Dio. Siamo arrivati sani e salvi, Fra, di qualcosa? Le gambe. Le gambe cosa? Tremano, ho paura io. Vabbè, tanto siamo però arrivati. Bello, però ho paura. Molto, molto, molto Fede, molto. Ok, stiamo andando praticamente su un sentiero che circonda tutto il castello di Montjuïc. La vista di là non mi piace, quindi non la faccio vedere. Speriamo di vedere viste migliori. Bene, allora, siamo scesi di un tocchettino con la funivia e ora siamo sempre qui a Montjuïc e andremo a vedere una terrazza. 4,7 km fino ad ora, con 6.649 passi. Ok. Dicevo. Con 332 calorie consumate. Dicevo. Andiamo a vedere un'altra terrazza dove c'è tutta la vista, la veduta di Barcellona, città. GoPro arresta video. Ok. Ora pausa panchina, questa è la terrazza. Vista carina, decente, sul mare. No? No? Si vede qualcosa? No? Bella. Tutto falegname la facciamo meglio con 10.000 lire? No. No, questa no, meno male. Cosa abbiamo appena visto, Marco? La Plaza de España. E il Museo Nazionale della Catalogna di arte moderna. Arte moderna. E secondo te queste colonne qua cosa vogliono dire? Ma sulle scale. L'ingegnere non ha una risposta. GoPro arresta video. Ok, ci stiamo avvicinando a un altro simbolo di Barcellona. La casa, una casa fatta da Gaudì. Come possiamo vedere. Una delle tante, però vabbè, una delle più significative, con queste forme alquanto strane, brutte, perché brutte, però vabbè, è Gaudì. Ed ecco qui la pedrera. A me mi piace, però vabbè. Ok, siamo arrivati alla seconda casa di Gaudì, cosa ci puoi dire in merito? Passo parola a Federica. Federica, cosa ci puoi dire in merito? Che non mi piace. Perché? A me molto. È una più bella l'altra. No, invece okay. Secondo me è più bella questa. Come si chiama questa casa? Casa Bandino Gaudì. Va bene, e sai che è basta. Questa non è. Neve? No, non c'era il fiere. Ma le palline di neve? Questa è molto bella. Non saprei cosa dire. Mi piace.
Allora, siamo tornati a Bergamo, in quel di Bergamo, la nostra gita da Telone è finita, ce ne saranno altre in altre città, giusto? Giusto. Entusiasmo? Entusiasmo? Entusiasmo. Enjoy!